È indubbio che la novità digitale di questi ultimi 2 anni sia l'intelligenza artificiale. Ho già fatto qualche episodio sull'argomento, ma in sintesi la AI non è un vero assistente intelligente, ma solo molto furbo, perché ripete cose sentite in giro, associa tra loro le parole più probabili e tutto questo lo fa velocemente. Potremmo quasi dire che sia un politico, se vogliamo, comunque. Nelle versioni gratuite queste ricerche inoltre non arrivano all'anno corrente, ma spesso si fermano a 8, 10, 12 mesi prima. Sicuramente per alcuni compiti ripetitivi però è molto utile e veloce, consente di togliere tutta quanta quella parte noiosa dai lavori creativi. Va però sempre accompagnata da un controllo umano finale. Io sono Wayne Roland e se vuoi saperne di più nella mia newsletter troverai parecchio materiale a riguardo. Il link è thedigitalwine.com/newsletter, ma tanto te lo ripeto anche dopo. Ora inizia l'episodio. Buon ascolto! L'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente in tutti i processi di produzione ormai e anche della vendita di beni e di servizi. Il settore del food and beverage non fa eccezione, naturalmente, ma come dicevo nell'introduzione dell'episodio, è necessario sapere come usarla, quando conviene farlo e soprattutto capire che non è una bacchetta magica, ma ha bisogno di essere controllata, pena degli errori veramente grossi. Anche per una traduzione, questa va sempre rivista da un essere umano e se usate qualche piattaforma di AI generativa, ad esempio per costruire immagini per un blog o per il vostro logo o per brevi video, vi sarete accorti che alcune volte ci sono davvero problemi nelle immagini generate, gente con 3 mani, oggetti sospesi a mezz'aria. A parte questi problemi però che sicuramente verranno risolti e fissati con l'evoluzione degli strumenti, ci sono anche nel settore beverage, in particolare nel mondo del vino, già abbastanza esempi da cui poter tirar fuori qualche ispirazione, magari anche solo per usare le versioni free, quelle gratuite, dell'AI. In questo episodio quindi ti farò un veloce elenco di esempi, roba semplice, facilmente riutilizzabile per poter usare le AI nel tuo wine business. Ci sono a mio avviso 5 aree chiave in cui la AI può essere utilizzata nel marketing del vino: la personalizzazione del marketing, l'analisi predittiva del mercato, la creazione di contenuti, l'ottimizzazione della filiera e il miglioramento del servizio clienti. Il punto 1, quindi la personalizzazione del marketing, è un fattore critico nel marketing moderno e la AI, l'intelligenza artificiale, riesce ad essere di grande aiuto. Può velocemente analizzare i dati di acquisto dei tuoi clienti, le quantità, cosa hanno acquistato, quando, la loro capacità di spesa e così si possono estrarre informazioni sulle preferenze individuali e sui modelli di comportamento. Naturalmente quello che devi fare tu, se sei ad esempio un'enoteca o un ristorante, è recuperare questi dati e questo qui lo devi fare tu chiaramente. Queste informazioni però sono già a tua disposizione, devi soltanto darle in pasto alla AI e saranno poi i suoi algoritmi che costruiranno i modelli di marketing e di vendita. Come caso d'uso, ad esempio, prendo Vivino, la piattaforma creata nel 2010, famosa per riuscire a riconoscere la bottiglia dalla fotografia della sua etichetta. Una cosa che oggi sembra banale, ma 14 anni fa non lo era. Vivino, che ha oggi 50 milioni di utenti, utilizza l'AI per migliorare il suo motore di ricerca interno e per fare proposte di nuovi vini da acquistare. Non guarda soltanto i vini acquistati, chiaramente, ma rileva anche tutte quante le impressioni, i commenti lasciati dagli utenti, le recensioni, i voti dati ad ogni etichetta, ad ogni vino presentato nel suo carrello. Analizzando le recensioni, le valutazioni, le preferenze degli utenti, il sentiment in pratica, gli algoritmi AI di Vivino suggeriscono dei vini su misura per i gusti individuali. Questo approccio personalizzato non solo migliora la soddisfazione degli utenti, ma guida anche le vendite collegando i consumatori ai vini che hanno anche maggiori probabilità di apprezzare. Utilizza cioè l'apprendimento automatico, il machine learning, per perfezionare continuamente le sue raccomandazioni in base alle interazioni degli utenti.
Punto 2, l'analisi predittiva, il che implica l'utilizzo di dati storici per fare previsioni sulle tendenze future. Nel marketing, non soltanto nel vino naturalmente, queste analisi di mercato sono fondamentali, ma spesso difficili da fare, richiedono l'accesso a piattaforme costose e che a volte soltanto aziende di consulenza specializzate possono fornire. Con pochi click oggi, invece, l'intelligenza artificiale può prevedere le tendenze dei consumatori, le fluttuazioni della domanda, le dinamiche di mercato, analizzando velocemente le serie storiche e confrontandole poi con molti più mercati, in modo veloce, facile da capire anche immediatamente. Come caso d'uso possiamo prendere quello di Constellation Brands, uno dei più grandi produttori di vino, birre e distillati al mondo, che ha oltre 100 brand nel suo portafoglio, come Mondavi, Ruffino. Con un insieme di marchi così grande, usare l'intelligenza artificiale per la previsione della domanda è stato abbastanza naturale, ma già da parecchi anni, oltre che per la gestione dell'inventario. Alla AI vengono dati in pasto i dati storici sulle vendite, le tendenze di mercato, i fattori esterni, le variazioni stagionali e anche i dati meteo, e i loro sistemi di intelligenza artificiale prevedono poi la domanda in modo più accurato. Questo aiuta ovviamente a ottimizzare i programmi di produzione e a ridurre al minimo l'eccesso di inventario. È dal 2019 che Constellation Brands ha iniziato ad usare le piattaforme di intelligenza artificiale. La sua esperienza ha portato alla crescita di uno dei suoi prodotti, ad esempio Corona Refresca, una bevanda aromatizzata a base di malto fermentato, birra in pratica, il cui successo è stato determinato proprio dallo studio dei comportamenti dei consumatori e congegnando la campagna di marketing in base a questi dati. Creare contenuti coinvolgenti è essenziale per il marketing e questo è il terzo punto, la terza area chiave dove la AI può essere utilizzata vantaggiosamente. Anche in questo caso è sempre necessaria la supervisione di un essere umano per eliminare e correggere gli errori, quelle che sono chiamate le allucinazioni dell'intelligenza artificiale, ad esempio con aneddoti inventati. Come ti dirò poi meglio nella conclusione, con qualche indicazione su come usare poi la AI generativa, è importante che il bot che usi sappia come scrivi, come imposti le tue campagne di marketing. Quindi fagli leggere parte del tuo blog, gli slogan che hai inventato nei tuoi ultimi lavori di advertising, fagli leggere il tuo lavoro, insomma. È importante anche analizzare gli argomenti di tendenza e gli interessi dei consumatori, così che gli strumenti di intelligenza artificiale possano creare dei post di blog personalizzati e aggiornamenti sui social media che migliorano la presenza online dell'azienda vinicola. Questo è un approccio che non fa soltanto risparmiare tempo, ma garantisce anche che i contenuti siano pertinenti e siano anche e soprattutto più coinvolgenti. Quarto punto, quarta area di interesse per l'uso della AI è l'ottimizzazione della supply chain, della filiera. Una gestione efficiente della filiera è fondamentale per l'industria vinicola, ma non soltanto ovviamente. Una filiera che dipende, nel caso del vino, dipende tantissimo dalla produzione stagionale, dalla distribuzione. È una filiera molto complessa, molto particolareggiata, molto anche distribuita in modo locale. L'intelligenza artificiale può ottimizzare le operazioni della supply chain migliorando la logistica, tracciando le spedizioni, gestendo l'inventario ad esempio. Puoi provare a dare in pasto alla AI lo schema di processo della gestione della tua filiera, evidenziando eventuali problemi, chiedendo come fare a risolverli. Non sarà tutto oro colato, intendiamoci, non prendere, questo è un consiglio che ti do, non prendere i suggerimenti del bot come una bacchetta magica, ma ricorda sempre di essere critico, anche verso l'intelligenza artificiale, anzi soprattutto. La AI è utile per velocizzare un lavoro, non per tirar fuori magie dove non esistono. Infine, punto numero 5, c'è una parte fondamentale del marketing, che è il servizio clienti, e la AI può aiutarti a migliorarlo. I chatbot e gli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più comuni nel servizio clienti, e questi strumenti possono gestire le richieste, fornire raccomandazioni, assistere nell'elaborazione degli ordini,
L'intelligenza artificiale, sfruttando le capacità del sistema LLM, quindi del modello di linguaggio, il Large Language Model, riesce a comprendere meglio quanto scritto dal cliente e fornire delle risposte più mirate. Naked Wines, che è il famoso rivenditore di vini online, nato come Wine Club, impiega oggi un chatbot basato proprio sull'intelligenza artificiale e questo serve per migliorare il servizio clienti. Il chatbot aiuta i clienti con richieste di informazioni sui prodotti, fa il monitoraggio degli ordini, dà dei consigli personalizzati e questo non soltanto migliora l'esperienza del consumatore, ma consente anche all'azienda di gestire in modo efficiente un volume maggiore di richieste o di problemi che il cliente può presentare. Naked Wines infatti sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire assistenza a clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in questo succede perché la AI ha la possibilità di ricercare l'ordine del cliente, verifica eventuali problemi, le annotazioni che gli operatori della gestione degli ordini hanno messo sull'ordine stesso del cliente e li confronta per trovare la soluzione con altri problemi già risolti in modo precedente. Bene, siamo alle conclusioni di questo episodio dedicato all'intelligenza artificiale e al mondo del vino e del beverage. Sebbene ChatGPT, nato da OpenAI, sia forse il modello più conosciuto, non è certo l'unica AI generativa. Ormai ce l'hanno anche Google, Meta, tanti altri, che hanno reso disponibili i loro LLM, cioè i loro Large Language Model. Perché, ricordatelo sempre, questi sono soltanto modelli linguistici che dialogano in modo simile a quello umano. Per questo è importante essere chiari e concisi nel prompt, cioè nella domanda che viene posta alla AI. I sistemi di intelligenza artificiale, infatti, si basano su dati precisi, strutturati, proprio per generare dei contenuti e quindi più sarai diretto e specifico nel tuo messaggio e meglio sarà. Evita di usare un linguaggio troppo elaborato, eccessivamente complesso. Limitati a frasi chiare, concise, che trasmettano il tuo messaggio in modo efficace. Una buona tecnica è far eseguire il prompt più volte, cioè fare la stessa domanda all'AI più di una volta, correggendo eventuali errori e chiedendo ogni volta i link e le fonti delle sue informazioni. Poni la stessa domanda in modi diversi, confronta le risposte. Usare una AI non è una cosa automatica, richiede esperienza, così come ogni altro strumento, digitale o analogico che sia, vale anche per un trapano elettrico, no? Poiché la cosa migliore per collaborare con qualcuno è presentarsi, inoltre, occorrerebbe iniziare il prompt con una descrizione di chi fa la domanda. Ad esempio, sono un blogger che scrive note di degustazione di vino, oppure sono un esperto di marketing con molti clienti tra i produttori di vino e devo creare una campagna per un'azienda vinicola o per un'enoteca. Sono un podcaster con un podcast che parla di vino e tecnologia. In questo modo potrai stabilire un certo rapporto, quasi di confidenza con la AI, aiutandola ad avere un tono, una voce molto più simile alla tua. In pratica stai chiedendo alla AI di impersonarti quando gli chiedi di scrivere qualcosa al posto tuo, almeno nella scrittura del comunicato commerciale, ovviamente, o del post per il tuo blog, e la qualità del prodotto finale sarà sicuramente migliore, con parole più adeguate ed una struttura più leggibile, se tu ti presenti bene all'intelligenza artificiale. Ma comunque non ti preoccupare, perché farò poi un episodio dedicato su come usare al meglio i vari chatbot di AI. Io sono Wine Roland, il tuo podcaster del vino digitale, e questo è The Digital Wine, il podcast dedicato a chi, nel settore del vino e del beverage, vorrebbe saperne di più sulla tecnologia digitale per iniziare a capire come usarla. Se l'argomento ti interessa, se sei un produttore di vino o hai un'enoteca, se ti piace ascoltare le news dal mondo del vino e magari anche qualche aneddoto, qualche storia sul vino e sul beverage, allora puoi iscriverti al podcast e continuare ad informarti anche con la mia newsletter, che trovi su thedigitalwine.com/newsletter. Oltre al link delle fonti degli episodi, troverai anche notizie interessanti e analisi dei report più importanti su questo settore, in particolare dedicati agli abbonati alla newsletter. E questo è un buon modo anche per finanziare il podcast.
Oppure potresti usare il podcast per lanciare il tuo messaggio promozionale e il tuo messaggio pubblicitario. Ed in questo caso puoi scrivermi su info@digitalwine.com. Ma tutti i link li trovi anche nel gruppo Telegram dei Digital Wine Lovers, ma soprattutto nella newsletter, thedigitalwine.com/newsletter. Quindi per ora io ti saluto, ti ricordo di bere con moderazione e mai prima di metterti alla guida. Noi ci sentiamo tra una settimana, al prossimo bicchiere!